qui Giulia Di Leo, ZTL Magazine, in collaborazione con Radio Gamma Puglia. Oggi siamo qui con Elena Faggi, che partecipa al Festival di Sanremo 2021 in gara tra le nuove proposte con il brano Che ne so. Innanzitutto benvenuta Elena, ciao, piacere, come stai? Ah, piacere, grazie mille, è stato tutto bene, grazie, tu come stai? Tutto bene, grazie. Parto con la prima domanda diretta. Allora, il tuo brano è molto frizzante e orecchiabile, e ovviamente c'è anche il contenuto, però diciamo che spicca comunque quest'anima, no? Molto, diciamo, anche leggera. E alcuni l'hanno già paragonato anche a Sincerità di Arisa di qualche anno fa. Ora, potrebbe essere qualcosa che ti può portare anche fortuna, volendo, ma cosa ne pensi? Visto che, vabbè, tra l'altro Arisa calca il Sì. palco con te insieme anche quest'anno, però cosa ne pensi comunque del confronto? Ti mette ansia, agitazione, e viceversa, cos'è che rende anche originale comunque il tuo pezzo, al di là di ogni paragone possibile? Allora, diciamo che secondo me questo confronto con Arisa è dato più che altro dalla spensieratezza del brano, perché che ne so, un po' come Sincerità, è un brano molto leggero. Ma allo stesso tempo ha un messaggio che, per quanto sia orecchiabile la canzone, il testo sia semplice, allo stesso tempo, secondo me, il messaggio non è così scontato e che è molto condivisa, perché parla di una fase che tutti viviamo prima o poi. E per quanto il sound del brano, secondo me, può essere originale più che altro perché è frutto di molte contaminazioni, e anche ad esempio magari la musica di Billie Eilish, che io ascolto molto. Il brano poi in realtà tutto l'arrangiamento è stato fatto da mio fratello Francesco Faggi, e mentre io ho scritto testo e melodia. Ok, ecco, tra l'altro mi hai anticipato un'altra cosa che volevo chiederti. Sì. Francesco, che è tuo fratello, ha condiviso con te una precedente esperienza televisiva, quella di Italia's Got Talent, e avete Esatto. iniziato a cantare insieme. Ora tu debutti di fatto da solista, però comunque lui ovviamente c'è lo stesso in questo brano. Quindi qual è il vostro rapporto e come continuate la vostra collaborazione? Allora, il nostro rapporto c'è da sempre perché noi, oltre che ad essere fratelli, siamo come migliori amici e allo stesso tempo abbiamo questa grande passione della musica che ci unisce. E come hai detto tu, anche nel progetto alla fine di Sanremo c'è anche lui, perché in quanto produttore del brano e come pianista sarà sul palco di fianco a me, a proprio il piano. Il nostro progetto in realtà è molto semplice, sono come due binari paralleli, ognuno scrive i suoi pezzi, ognuno pubblica le sue canzoni. Ma in qualche modo ogni tanto ci incontriamo facendo qualche canzone insieme, incontriamo metaforicamente perché siamo sempre insieme. E io sono legata a lui dal punto di vista musicale in quanto fa gli arrangiamenti. Ok, certo, quindi vedremo comunque anche questa alchimia sul palco, quindi sarà anche Sì. tangibile, ecco. E tra l'altro, ecco, tra le tue canzoni anche del passato c'è anche qualcosa in inglese. Ovviamente Sanremo è il Festival della Canzone Italiana. Questo secondo te ti darà il via per cantare sempre in italiano o tornerai anche all'inglese? Insomma, hai già pensato di fare magari una carriera doppia? Che bella domanda, ok, mi piace un sacco questa. E diciamo che allora io in realtà ho iniziato scrivendo in inglese, non so perché, cioè ovviamente non sono madrelingua, però mi sono sempre trovata bene con questa lingua e più che altro ho sempre ascoltato musica in inglese, probabilmente proprio per questo. E che ne so, è stata la mia prima canzone scritta in italiano. Il lockdown è stato straproduttivo per me in questo senso, perché dopo che ne so, ho scritto altri pezzi, approcciandomi proprio alla lingua italiana. Ma ovviamente è tutta una cosa nuova, perché prima scrivevo solo in inglese e io in realtà ovviamente i pezzi che ho scritto non li voglio buttare via così. È ovvio che partendo da Sanremo dovrò concentrarmi prima su ciò che scrivo in italiano, per comunque arrivare al pubblico che raggiungo all'inizio. È ovvio che poi io punto sull'internazionale, quindi su poi ampliare la mia musica e fino ad arrivare a persone di diversi paesi. Certo, ecco, in questo c'è comunque molto l'influenza appunto della tua generazione, hai citato Billie Eilish, però appunto un po' gli ascolti Sì.
anche della tua giovane età. Hai 19 anni e insieme a Madame sei la più giovane, anche Madame ha la stessa età, nei sì. Beat, però insomma siete coetanee. Secondo te è un vantaggio per viverla con più spensieratezza o è uno svantaggio perché giustamente c'è comunque l'inesperienza della giovane età che è ovvia, insomma? Non ci avevo pensato agli svantaggi, in realtà io vedevo solamente vantaggi perché in realtà avere una così grande opportunità ad un'età così giovane è sicuramente fantastico, cioè devi sfruttarla al massimo, è ovvio che non avrai esperienza come altri che in realtà sono sul campo da anni e che ci provano da anni, però alla fine io non mi sento così inesperta perché nonostante sia così piccola, sia io che mio fratello ci abbiamo provato tante volte e ci siamo detti spesso dire avete un progetto troppo ambizioso, la musica è un mondo difficile, però alla fine basta crederci. Quindi se si ha conoscenza, se si è abbastanza competenti, perché non puoi dire di essere competente e dire ah, io conosco la musica in generale, perché alla fine ogni giorno impari qualcosa di nuovo. Quindi anche chi può avere tanta esperienza in più di me, alla fine ha tante cose da imparare, così come le ho io. E certo, soprattutto quindi anche... io in realtà ci vedo più vantaggi. Certo, no, no, assolutamente, ma anche i grandi comunque hanno paura di quel palco, quindi esatto. Penso che questo sia in comune con tutti, appunto. E niente, quindi possiamo farti solo un grandissimo in bocca al lupo per il debutto e poi comunque, insomma... Grazie, Grefi. La settimana sanremese e appunto sentiremo Elena Faggi tra le nuove proposte a Sanremo 2021 a partire da domani con il brano Che ne so. Grazie Elena.